Giarrusso, perché poco fa il capogruppo Patuanelli ha detto: ricordiamoci sempre che noi facciamo parte di una democrazia parlamentare, non di un premierato. Questo per sicuramente confermare che quell'atto di indirizzo è un atto di indirizzo rivolto al Senato e non al Governo. Però non c'è anche in quelle parole un attacco sottile al Premier Conte, che ha dato il via libera di fatto alla Torino-Lione? Io non so se ci sia un attacco sottile da parte di Patuanelli, certamente, e questa è la realtà, l'ho detto anche ieri, io sono estremamente soddisfatto di essere rappresentato dal Premier Conte, che anche in Europa, lo ricordo, spesso si parla a sproposito di Europa, si è mosso benissimo e ha evitato la procedura di infrazione per l'Italia. Sul TAV non siamo d'accordo con quello che ha detto, io non sono d'accordo con quello che ha detto e molti di noi non sono d'accordo con quello che ha detto, perché anche i due dati citati per cui si sarebbe dovuto cambiare idea, cioè che l'Europa copre non più il 40 ma il 55% della spesa e che ci sarebbero delle penali per cui è più costoso non farla che farla, a mio parere non corrispondono alla realtà, lo dico col massimo rispetto per quello che ritengo il miglior Presidente del Consiglio, forse dai tempi di Ciampi a oggi. Perché lo dico? Perché non è vera questa cosa che l'Europa è passata al 55% delle spese, non c'è in nessun atto ufficiale, io sono parlamentare europeo e insieme a Tiziana Beghin ho studiato la cosa, non esiste in nessun atto ufficiale, anzi la Francia ha confermato che fino al 2038, cioè per altri 19 anni, non metterà più un euro su quel progetto. In più il fatto che ci siano penali è falso, non c'è da nessuna parte, c'era nel TAP, non c'è nel contratto TAV, ci potrebbero essere delle ditte che potrebbero chiedere eventualmente dei risarcimenti, ma questo è tutto da vedere, anche perché nel contratto non si parla di penali, ripeto, al contrario del TAP, dove nel contratto c'erano delle penali, per cui Vabbè, ma veramente conveniva di la vicenda più è chiusa farlo però. che non farlo. Quindi su questo c'è un contrasto, io come dire, posso biasimare in mille modi e per mille ragioni il Partito Democratico, che non è vero che è sempre stato pro TAV, e Matteo Renzi ha scritto quanto fosse inutile l'opera TAV in un suo libro addirittura, la Lega era estremamente no TAV, Landini è stato il primo dei no TAV, però quello che ha detto Morassut gli riconosco che al momento è vero, cioè c'è per la prima volta da quando esiste questo governo un dissidio forte su un tema che poi viene strumentalizzato, appunto, in Italia abbiamo bisogno di altre opere, certamente non di quest'opera inutile e dannosa per l'ambiente, però è vero che c'è per la prima volta un dissidio forte su un tema da un punto di vista parlamentare. La Lega sta col PD e con Forza Italia e noi stiamo da un'altra parte. È la prima volta che da quando si parla di TAV, fine anni 80, c'è una forza politica che fa una mozione contro quell'opera. Si chiama Movimento 5 Stelle, che è rimasto no TAV, poi magari il TAV si farà lo stesso e noi ne subiremo le conseguenze. Però al governo ci stanno loro con la Lega.